cicatrice può essere un segno tanto distintivo da permettere il riconoscimento di una persona, anche a distanza di anni? È una domanda che è giusto porsi. Nelle narrazioni di questi mesi relative alle persone scomparse, nel ripercorrere casi di presunti rapimenti mai chiusi e mai risolti, come quelli di Denis Pipitone, si è parlato spesso di cicatrici. C'è un segno rosso, per esempio, sul volto di Denise. In alcuni scatti della sua infanzia rubata agli abbracci di mamma Piera Maggio si nota più che in altri. Un mese dopo, una guardia giurata, Felice Greco, riprese col telefonino a Milano una bimba molto somigliante a Denise con quello stesso segno sul volto. Come lo stesso testimone rimarcò. Una cicatrice non può sparire, ha detto al giornale.it il dottor Massimo Corso, medico chirurgo specialista in chirurgia plastica ed estetica. Se si conosce bene la cicatrice della persona che cerchiamo, quella avrà dei caratteri di unicità e di univocità. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un like di supporto.